In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo: Padre Santo, custodiscili nel tuo nome quello che mi hai dato, perché siano una cosa sola, come noi. Quando ero con loro, io li custodivo nel tuo nome quello che mi hai dato, e li ho conservati. E nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la scrittura. Ma ora io vengo a te e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo. Per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità. Quindi lo Spirito Santo è il vivificante ed è anche il cristificante. Oggi lo guardiamo come il santificante. Ora, questa qualità dello Spirito Santo porta una differenza rispetto alle precedenti. Se il vivificante e il cristificante operano indipendentemente dall'azione dell'uomo, dato che lo Spirito Santo continua a dar vita a tutta la creazione, che l'uomo lo voglia o meno, e non di meno opera nei sacramenti nonostante la negligenza umana, il santificante necessita della collaborazione dell'uomo. Un'immagine splendida che sintetizza questo discorso è l'Annunciazione di Andrea della Robbia, che si ritrova ad oggi nel santuario di Laverna. Lì lo Spirito Santo, in forma di colomba, frena visibilmente di fronte a Maria, attendendo da lei il sì. Il processo di santificazione lavora in sinergia con l'accoglienza dell'uomo. Se l'uomo non risponde, la grazia non porta frutti. Proviamo allora adesso a fare un semplice esempio. Lo Spirito Santo vivifica la creazione e il suo soffio vitale fa di ogni uomo l'immagine di Dio. Questo è indiscutibile. Tutti gli uomini sono stati creati ad immagine di Dio, dall'uomo primitivo all'ultimo uomo sulla terra. All'uomo non è stato chiesto il permesso, come d'altronde nessuno ci ha chiesto se volevamo nascere o meno. È un fatto, è accaduto. Poi una parte di umanità ha ricevuto il battesimo. Anche qui, per la stragrande maggioranza, lo Spirito Santo ha operato indipendentemente dal sì dell'uomo. Pensate al battesimo dei neonati. Ma non di meno li ha innestati nel corpo mistico di Cristo. Qualcuno potrebbe anche sbattezzarsi, ma sarà solo un atto formale. Dal battesimo tutti apparteniamo indissolubilmente a Cristo. Ma attenzione, chi ti ha creato senza di te non ti salverà senza di te, diceva Sant'Agostino. Io posso sì portare l'immagine di Dio per natura e la grazia di Cristo per il battesimo, grazie allo Spirito vivificante e cristificante. Ma sarà tutto vano se non collaboro fattivamente con lo Spirito santificante nel processo di santificazione della mia vita. Lo Spirito Santo attende sempre e comunque il mio sì. Proveremo ad approfondire il discorso nei prossimi giorni. A fine commento vorrei scusarmi dell'errore di ieri, dove abbiamo pubblicato una comunicazione che era in archivio, risalente a 2 anni fa. Ci dispiace. Approfitto per darvi qualche news in attesa della newsletter di fine mese. Tanti di voi ci hanno chiesto della situazione circa il diluvio dei giorni scorsi a Riccione e al Punto Giovane.
Ecco, direi che al confronto dei nostri amici più a nord, il nostro territorio ha subito danni relativamente bassi. Certamente quel martedì mattina ce la siamo vista brutta, quando l'acqua impetuosa ha incominciato ad allagare le strade e a scendere negli scantinati delle case e dei locali. Ma poi le fogne hanno retto, e Rizzone pure. Così anche il Punto Giovane. L'unica cosa seria che si è allagata completamente è stata la caldaia. E ora siamo in attesa di riparazione, fatto che ha annullato le varie convivenze che si sarebbero dovute fare in questa settimana. Ma davvero nulla di grave rispetto ai drammi dei nostri amici romagnoli, per cui preghiamo e facciamo pregare attraverso la nostra app. Invece io personalmente ringrazio il Signore perché proprio quella mattina, nell'oratorio della parrocchia che cominciava ad allagarsi, sono scivolato e ho fatto una brutta caduta sugli scalini sbattendo la cassa toracica. Così mi sono fermato un paio di giorni sul letto. Sono ancora un po' acciaccato, ma niente di grave, nessuna frattura, ringraziando il cielo. Approfitto anche per ricordarvi un appuntamento online sul canale YouTube di Pregaudio. Saranno ospiti domani sera, giovedì 25 maggio, al Punto Giovane, Don Gianni Castorani e il nostro vescovo Niccolò Anselmi. Sarà bello ascoltare le loro testimonianze di vita e di fede. Chi è vicino può venire al Punto Giovane, chi è lontano si colleghi su YouTube, sul canale di Pregaudio. Vi arriverà la notifica alle 21 domani sera per ricordarvelo. Buona giornata a tutti!